Ben ritrovati con voi la linea, il contenitore con gli approfondimenti da tutto il Friuli Venezia Giulia. L'economia della nostra regione ha performato molto bene nel primo semestre del 2022, registrando un più 6% rispetto all'anno precedente. Il maggiore ritmo di crescita si registra per i servizi e le costruzioni. Il quadro tracciato oggi dalla Banca d'Italia. Le imprese guardano positivamente alla chiusura dell'anno, fa sapere il direttore della sede di Trieste, Marco Martella, mentre le prospettive per il futuro sono assai incerte. Direttore, com'è lo stato di salute della regione Friuli Venezia Giulia? Dalle analisi che abbiamo svolto presso la sede di Trieste della Banca d'Italia, l'economia nel primo semestre ha performato molto bene, nel senso che è cresciuta a un livello pari al 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, e in linea essenzialmente con gli andamenti italiani. Dobbiamo dire che all'interno di questo andamento generale alcuni settori hanno performato meglio, quale quello dei servizi e le costruzioni, mentre l'industria ha performato sempre in modo positivo, ma con un ritmo di crescita inferiore. In questo periodo voi presentate anche quelle che sono le prospettive secondo le imprese realizzate tramite sondaggi. Come vedono il futuro le aziende del Friuli Venezia Giulia? Noi svolgiamo un sondaggio nel periodo autunnale tra settembre e ottobre, intervistiamo un campione di circa 150-180 imprese sia industriali sia imprese di servizi con numero di addetti pari a 20 unità. Le imprese vedono positivamente la chiusura dell'anno, anche perché la redditività si è mantenuta sostanzialmente su buoni livelli. Le prospettive per quanto riguarda il futuro sono veramente molto più incerte, di conseguenza anche le loro valutazioni non sono ottimistiche come sono stati appunto i risultati finora conseguiti. Se il Covid magari è una problematica che oramai sembra lontana nel tempo, sono emerse nuove criticità, pensiamo alla guerra in Ucraina, ma soprattutto il costo delle materie prime e dell'energia. Sono a questi due contesti legati i timori principali delle imprese? Assolutamente sì, ovviamente essendo questa una regione con una forte attività manifatturiera e anche di esportazione, e i problemi relativi all'approvvigionamento dei beni, dei fattori produttivi è molto rilevante, anche il consumo di energia. E di conseguenza questi sono due fattori che pesano moltissimo sulle imprese. Se guardiamo anche al quadro generale, c'è un rallentamento della crescita del commercio internazionale, di conseguenza ci potrebbe essere un rallentamento anche della domanda internazionale. Quindi questi sono due aspetti che ovviamente pesano sulle prospettive delle imprese del Friuli Venezia Giulia, come di anche altre ovviamente regioni italiane. Possiamo dire in sintesi che quindi il Friuli Venezia Giulia è in linea con l'Italia, se non addirittura messa meglio in questo momento? E finora assolutamente sì, per quanto riguarda le prospettive dipendono, come le dicevo in precedenza, dall'andamento del commercio internazionale, essendo appunto per vocazione il Friuli Venezia Giulia un esportatore netto. E c'è di fondo ovviamente un problema che è relativo anche al buon andamento di quelli che sono, diciamo, i traffici, ossia se la blocco eventuale di porti da parte di alcune diciamo, nazioni tipo la Cina, quindi il problema di fondo di blocchi nelle catene di approvvigionamento che potrebbe ovviamente influenzare maggiormente l'economia del Friuli Venezia Giulia per le sue attività di esportazioni. E non ci sono soltanto le aziende ad essere in crisi a causa dei gravi rincari energetici. Pensate, la metà delle famiglie friulane ha grosse difficoltà a pagare le bollette. La CISL spinge per la costituzione delle comunità energetiche. Crisi energetica e nuove povertà. Come uscire dalla crisi garantendo l'accesso all'energia sicura, sostenibile e a prezzo equo. Se ne parla oggi in Sala Valduga, in Piazza Venerio a Udine.
in questo convegno organizzato da Adiconsum e dalla CISL. Con noi Renata Della Ricca, della segreteria regionale generale appunto della CISL. Il quadro sulla situazione è qui nella nostra regione. Addirittura si parla, cioè si dice che una persona su due non riesce a far fronte al rincaro dei costi dell'energia. Sì, noi ci siamo posti questo problema anche perché sempre più persone arrivano nei nostri uffici e negli uffici della Adiconsum per capire come risolvere il problema delle bollette. Le bollette che sono sempre più care. Da un'indagine fatta anche dalla CEA di Mestre, la nostra regione non è tra le peggiori, ma soffre con quasi 80.000 famiglie in povertà energetica. La provincia, perché anche la provincia più grande è colpita, è la provincia di Udine, e quindi noi in questa mattinata ci siamo messi in discussione che cosa possiamo fare per queste famiglie. Il primo intervento che noi chiediamo sia a livello del governo nazionale che il governo anche regionale sono proprio la costituzione delle comunità energetiche. Come si fanno queste comunità energetiche? Ma cosa manca? Mancano tutti i decreti attuativi per la legge, per costituire queste comunità. Ed è questo che noi con questa mattinata vogliamo incentivare, chiedere, perché un'energia sostenibile, un'energia prodotta attraverso l'energia, cioè l'energia green, attraverso i pannelli fotovoltaici, attraverso anche le pale eoliche o altre, la biomassa, possono essere un aiuto per tutte le famiglie. Quindi in sostanza le famiglie sono disponibili a mettersi in comunità, però manca una normativa, cioè manca la parola finale in sostanza. Manca la parola finale. Sì. E poi chi fanno tutti, chi investe e fa gli impianti fotovoltaici aspetta anche un anno per gli allacci, per le autorizzazioni. Quindi noi quello che chiediamo cercare di velocizzare questi percorsi. Oggi presente all'incontro anche il presidente di Adiconsum del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe De Martino. Vediamo quali sono le richieste dei cittadini allo sportello appunto di Adiconsum. Sì, diciamo che nell'ultimo periodo, cioè più o meno da quando è iniziata diciamo, la vicenda ucraina, la parte che riguarda l'energia, le richieste rispetto a bollette eccetera sono esplose. Noi avremmo avuto almeno un migliaio di utenti che si sono rivolti a noi esclusivamente per questo problema. Di questo, come diceva prima la collega Della Ricca, almeno il 50% ci ha segnalato difficoltà nel poter onorare le bollette. Dopodiché ci sono un'altra serie di problemi, tipo distacchi, ma adesso la questione si è risolta, contratti cambiati come dire, senza che gli utenti lo sapessero, ma questa purtroppo è una dinamica che c'è stata sempre, sia un pochettino adesso acutizzata, però c'è stata sempre. Ma ripeto, il grosso del problema è collegato al fatto che la gente non ce la faceva più. Eppure essendo in una regione molto orgogliosa, per questo bisogna dirlo, è difficile che vada a chiedere di essere aiutato perché si tiene a risolvere i problemi da solo. Infatti nella prima fase noi avevamo una richiesta molto più bassa mediamente rispetto alle altre regioni d'Italia, invece adesso ci siamo adeguati, e soprattutto il discorso delle rateizzazioni delle bollette, qualche bonus se c'erano eccetera, quindi su questo più o meno siamo stati, come dire, contattati e ci è stato chiesto diciamo informazioni o addirittura assistenza rispetto a queste tematiche. E comunque ha intrapreso la via soprattutto delle rateizzazioni. Sì, anche se passatemi la battuta che ho fatto anche prima in convegno, come diceva Totò, la somma che fa il totale prima o poi sempre li devi pagare. Probabilmente è una, come dire, una soluzione tampone che edulcora un po' quello che è il problema, però quando poi puoi rateizzare quanto ti pare, alla fine devi pagarli. Quindi forse dobbiamo attuare altri meccanismi. E il dramma di questa situazione è dettato dal fatto che noi purtroppo innanzitutto non siamo autonomi come energia, e non sto qua a parlare di quello che sta succedendo in giro per l'Italia.
Come diceva anche la Renata giustamente, oggi siamo condizionati da un modo tradizionale di fare energia, mentre dovremmo spingere su quelle che sono le energie rinnovabili. Infatti oggi di questo stiamo cercando di parlare, perché devono essere fatte azioni certamente di carattere burocratico, formale e politico, però innanzitutto deve entrare nella testa della gente che questo, il futuro è questo qui. Però dobbiamo anche tenere presente che la platea è molto ampia e c'è anche chi non se lo può permettere di mettere pannelli fotovoltaici piuttosto che altri strumenti. Quindi bisognerebbe lavorare per aiutare soprattutto le famiglie che hanno più problemi di carattere economico a fare questo tipo di operazione, perché guarda caso in questa situazione quelli che ci rimettono sono sempre i più poveri. Questo è purtroppo il dramma. Perché? Perché non possono permettersi l'elettrodomestico di ultima generazione che è super AAA e chi più ne ha più ne metta, non può fare ristrutturazioni che in qualche modo mettano in condizioni la loro casa di essere un pochettino più adeguata a quelle che sono le attuali dinamiche. Quindi questo è il problema grosso, è questo, ecco. Cambiamo argomento. Siglato questa mattina nella sede della prefettura di Pordenone un protocollo nell'ambito del progetto Scuole Sicure che prevede finanziamenti statali per 100.000 euro a favore di 7 comuni del Friuli occidentale per potenziare i controlli all'esterno dei plessi scolastici. Sentiamo allora le parole del prefetto Domenico Lione e di alcuni primi cittadini. Signor Prefetto, questo protocollo con 7 comuni del Pordenonese per incrementare la sicurezza nelle scuole, all'esterno delle scuole, con una serie di azioni. Ecco, il coordinamento della Prefettura per fare in modo che, insomma, questi fondi siano distribuiti in maniera equa e intelligente. Diciamo che il coordinamento della Prefettura sta nel cercare di individuare una pianificazione omogenea dell'attività di prevenzione. Per quanto riguarda la ripartizione dei fondi, è già avvenuta da parte del nostro Ministero, che è molto sensibile al tema della sicurezza partecipata, della sicurezza integrata tra comunità locali e organi dello Stato. E il fine di questa attività è quella di migliorare le spese di investimento con installazione di telecamere, la spesa corrente con controlli coordinati fra forze di polizia dello Stato e forze di polizia locali e con spese di formazione per migliorare sempre la cultura della sicurezza dei nostri ragazzi. Beh, in accordo con la Prefettura e la Questura abbiamo deciso di acquistare un drone per le funzionalità di supporto che la Polizia Locale potrà dare alle forze dell'ordine per il controllo e il monitoraggio delle attività di spaccio di droga che potrebbero avvenire sul territorio, sempre su coordinamento del Questore e del Prefetto, ma un'attrezzatura che sarà importante per il territorio perché potremo utilizzarla anche al di fuori di questa tipologia legata all'ordine pubblico. Voi non avete scuole superiori, ma l'attenzione è alta anche per gli altri plessi scolastici. Sì, non abbiamo le scuole superiori, ma i nostri ragazzi fanno sponda, diciamo, su Pordenone e sulle altre realtà e quindi andando e tornando da questi grandi poli scolastici potrebbero comunque arrivare a contatto con problematiche legate allo spaccio di droga che, mi dispiace dirlo, sta riemergendo dopo due anni e mezzo di pandemia che aveva bloccato anche quel fenomeno. È una grandissima opportunità innanzitutto perché è progettuale, quindi non è un intervento a spot, permette di programmare, permette di organizzare le forze in campo. È una grande opportunità, siamo il secondo polo scolastico della provincia, quindi la percezione di presidio, di sicurezza si incrementa, si evolve e riusciamo anche a intervenire e a trasmettere messaggi positivi di sicurezza, di prevenzione ai nostri ragazzi. Quindi un progetto, quello delle scuole, portato avanti dalla Prefettura insieme ai comuni, veramente importante perché poi sottolinea naturalmente la sinergia tra le istituzioni per garantire maggiore sicurezza per i nostri concittadini, per i nostri cittadini. È già presente sul nostro territorio un impianto importante di videosorveglianza pubblica, a questo si potenzia ulteriormente con l'inserimento di questo nuovo progetto. Naturalmente la presenza degli uomini della Indivisa è un elemento determinante per quanto concerne la prevenzione degli atti illeciti
e con questo contiamo davvero che si possa migliorare anche la sicurezza del nostro territorio, in particolare al di fuori delle scuole, laddove Sacile, possiamo dirlo con tranquillità, raccoglie un'utenza scolastica davvero importante, non solo dalla città ma anche dal vicino Veneto, dai comuni limitrofi, per cui ogni giorno si riversano in città parecchie migliaia di studenti, e su questo diciamo che si può manifestare qualche episodio che deve essere naturalmente contrastato. Allora, principalmente andiamo a integrare il nostro impianto di videosorveglianza per monitorare quelle zone fronte scuole dove si concentrano i bambini in prescuola e dopo scuola. Poi abbiamo chiesto di utilizzare delle ore straordinarie proprio per poter fare dei controlli all'interno dei nostri autobus, quindi monitorare tutte le zone fronte scuola. C'è una gran collaborazione, quindi siamo felici di portare avanti anche questa progettualità che va a inserirsi ancora in quelle attività di presenza sul territorio, al di là per quel che riguarda gli ambiti scolastici, alle fasi educative per i nostri giovani, e quel che riguarda poi il controllo è chiaro che spetta a noi, alle forze dell'ordine, quindi la presenza è il miglior deterrente, siamo contenti per questi tipi di progettualità. Ci fermiamo adesso per qualche istante, rimanete con noi perché tra pochissimi minuti torna la seconda parte di A voi la linea. Seconda parte di A voi la linea, ben ritrovati, ci colleghiamo subito in diretta con Isabella Gregorato che dal Palazzo Comunale di Udine sta seguendo per noi i lavori della Giunta Comunale. A te Isabella. Buongiorno, buongiorno Commisso, buongiorno ai nostri amici telespettatori. Con noi ho in questo momento il Vice Sindaco di Udine. Per parlarci, Loris Michelini, per parlarci di nuovi interventi che riguardano alcune strade cittadine. In modo particolare partiamo da Via delle Scuole. Ecco, però prima di appunto di scendere nei particolari, dobbiamo anche dare la notizia che il 25 novembre, il giorno di Santa Caterina, l'amministrazione comunale di Udine approfitterà anche del fatto che ci sono già gli alberi di Natale che sono stati donati dal comune di Paularo, e ci sarà proprio il 25 novembre l'accensione qui davanti a Palazzo d'Aronco di questi due alberi natalizi. Ecco, prego, Vice Sindaco. Sì, parliamo di Via delle Scuole, località Rizzi, che collega praticamente la chiesa con la scuola Fruc, la scuola materna. Praticamente grazie anche a un finanziamento europeo abbiamo pensato di riqualificare l'intera via che consiste con materiale drenante di particolare per poter creare anche la pista ciclabile dell'FVG1, che lì è la porta della città per quanto riguarda la ciclabile FVG1, verrà creata interamente, rialzata, fatto con materiale proprio, e tutte le acque che convogliono su quella via convergeranno poi in delle vasche che verranno riutilizzate sia dai ragazzi della scuola per fare quello che possono fare con la natura, sia anche con i campi sottostanti. Certamente verrà fatto un senso unico che dà garanzia di attraversamento ai ragazzi, ma soprattutto ai genitori che non avranno più il patema d'animo di dover entrare in una via a doppio senso con scarsa visibilità e soprattutto con un traffico che non è all'altezza della via. Questo è un progetto molto importante, che parliamo di 450.000 euro. Poi invece volevo dirvi anche che nell'ambito della riqualificazione urbanistica, diciamo ambientale, abbiamo pensato anche a via Leonacco, via Friuli, collegamento con il comune di Tavagnacco per la pista ciclabile, che è una parte diciamo tra le aree campagnole, quindi di proprietà privata, che abbiamo provveduto proprio oggi a espropriare, praticamente a dare il diritto di esproprio e quindi poter andare avanti col progetto di questa ciclabile che da via Friuli all'inizio del comune di Tavagnacco collegherà un'importante via dal punto di vista naturalistico e anche storica, perché lì ci sono degli abitati storici. Ecco, grazie a Loris Michelini.
Michelini, assessore Manzan, diversi gli argomenti che sono stati affrontati anche oggi. Partiamo da Villaggio San Domenico, perché facciamo un attimo un bilancio sulle famiglie che praticamente hanno traslocato. Sì, allora la delibera di oggi è l'approvazione della variante al piano regolatore proprio per consentire l'intervento di edilizia residenziale pubblica, il finanziamento PINQA, quindi 15 milioni di euro che in collaborazione con ATER per il loro lotto ovviamente stiamo realizzando e vogliamo realizzare queste nuove abitazioni per le 64 famiglie per questa prima fase coinvolte nella fase di trasloco. E la delibera recepisce il fatto che non sono arrivate osservazioni, così come la procedura di VAS, e quindi si va, insomma, come dire, verso l'approvazione in consiglio comunale che verrà convocato il 28 di questo mese. Per poter procedere, insomma. Certo, con la progettazione definitiva esecutiva che i professionisti incaricati dal comune stanno già redando, e con i traslochi ovviamente, che è una fase che procede al di là della variante, e quindi questa è un'occasione anche per insomma rimarcare la buonissima collaborazione con ATER, il lavoro proficuo che stiamo facendo, grazie anche al punto d'ascolto con cui eravamo partiti per censire tutte le famiglie coinvolte nel trasloco, capire le loro necessità, e ad oggi insomma siamo arrivati a un buon numero di traslochi e dovremo continuare perché il termine che ci eravamo fissati è marzo 2023 per chiudere i traslochi. Ecco, chiudiamo il collegamento con una notizia per quanto riguarda la possibilità di realizzare un parco fotovoltaico, perlomeno di inserire impianto di fotovoltaico in un'area verde. Abbiamo ricevuto da parte della Regione, che deve procedere con l'autorizzazione unica, ci ha attenzionati sul fatto che c'è una ditta, la PVK, che vuole insomma nel Parco del Torre realizzare un parco fotovoltaico a terra su discarica di inerti, quindi dismissione trentennale, e pertanto insomma noi procediamo con la variante al piano regolatore per recepire e per far sì che poi venga realizzato questo impianto. Ovviamente una procedura redatta dalla Regione, conferenza dei servizi, pertanto noi, come era già successo con un altro impianto fotovoltaico, recepiamo insomma questa e condividiamo l'iniziativa. Bene, ringraziamo l'assessore Giulia Manzan qui da Palazzo d'Aronco, è tutto, restituisco la linea allo studio, a te Alberto. Grazie ovviamente alla nostra collega Isabella Gregorato. È stata presentata questa mattina a Udine la stagione diffusa 2022-2023 dell'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani. Vediamo allora quali sono le novità. Presentata la stagione dell'Orchestra Filarmonici Friulani, la stagione è soprannominata, definita diffusa, stagione 2022-23. Tanti gli appuntamenti previsti, ma anche tanti i collegamenti previsti con altri circuiti. Ne parliamo con l'assessore regionale alla cultura Gibelli. Ecco, si vedono i giovani in movimento, i giovani molto creativi che avvicinano persone praticamente che sono sconosciute nel mondo della musica a nomi noti. Ma è innanzitutto importante che ci sia una giovane generazione di musicisti della nostra regione che ha la possibilità di farsi apprezzare dal pubblico e di giovani manager della cultura. Si stanno cimentando in un'impresa che è un po' più grande di loro, però funzionano da qualche anno, riescono a lavorare insieme, sono riusciti ad avere delle buone collaborazioni sul territorio. Vedo che ai comuni fa anche piacere avere la possibilità di far suonare un'orchestra di giovani, ecco, quindi sono tutti elementi che sono assolutamente positivi e importanti per noi perché guardano in prospettiva. E ci ha raggiunti anche il maestro Alessio Venier, che è direttore dell'Orchestra Filarmonici Friulani. Abbiamo detto diversi gli appuntamenti, cominciamo da Bollani, cominciamo da nomi noti. Sì, appunto, cioè, è un grandissimo onore per noi riuscire a coinvolgere anche un solista di questo calibro. E presenteremo due concerti sinfonici, quindi con orchestra sinfonica e pianoforte solista, uno al Teatro Giovanni da Udine il 9 giugno e uno il 10 giugno al Politeama Rossetti di Trieste. Quindi insomma siamo riusciti a coinvolgere i due più grandi teatri della regione, avremo un'orchestra di circa 74-75 persone e seguiremo tra i vari programmi, insomma, la
celeberrima Rapsodia in Blu di George Gershwin, che è uno dei brani più iconici sia del repertorio sia legati proprio alla figura di Stefano Bollani. Ci fa molto piacere essere riusciti a coinvolgerlo anche per un lavoro continuato con l'orchestra, nel senso che lui lavorerà nel corso dei nostri giorni di prove, quindi riusciremo a lavorare con lui in una maniera più approfondita. Per quanto riguarda la messa alpina che apre la settimana dell'arrivo in sostanza del raduno degli alpini a maggio. Si tratta di una nuova commissione, di una composizione, proprio di una messa alpina, in stile diciamo alpino, per coro virile, che è l'organico tipico dei cori alpini, e orchestra. E quello che volevamo fare con questa operazione è creare proprio un pezzo di repertorio che possa essere poi usato da tutti i cori italiani, alpini e non naturalmente, per poter essere appunto cantato e preparato. Quindi ci interessava commissionare un brano che poi non rimanesse magari relegato a una nicchia di ascoltatori di musica contemporanea, ma che potesse appunto poi divulgarsi, e quindi abbiamo affidato a Marco Maiero, che è uno dei compositori, ovviamente è friulano, ma dei compositori più stimati a livello nazionale, per la composizione per questo tipo di organico. Chiudiamo con il concorso di composizione, che tra l'altro viene sostenuto dalla Danieli. Sì, esatto, con il sostegno del gruppo Danieli abbiamo questa terza edizione del concorso di composizione, che quest'anno raddoppia, perché siamo riusciti a organizzare due sezioni distinte, una per composizione orchestrale come gli altri anni e una per arrangiamento ed elaborazione per gruppo di ottoni, e grazie appunto alla coorganizzazione con l'ensemble Brasse Vonde, sempre appunto di base locale, come il nome suggerisce. E il tema scelto per questa edizione è musica dall'Europa. Bene, ringraziamo il maestro Venier, linea allo studio. È tutto anche per noi, a voi la linea termina qui, grazie per l'attenzione, ci rivedremo nei prossimi appuntamenti informativi, sempre su Telefriuli.